Questo incontro che c'è stato sulla Via della Cina, però la Lega Via della Seta. Sì, della, sì, della Via della Seta. E la Lega continua a essere sempre un po' scettica, almeno c'è soltanto così, ha detto, comunque ha ribadito che controllerà sulla sicurezza nazionale. Questo accordo sembra che scricchioli sempre un po'. La Via della Seta si firmerà ed è un memorandum of understanding che permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e quindi anche in Cina, e questa è una buona occasione per la nostra economia e per le nostre aziende. Ho letto che gli Stati Uniti sono preoccupati, non hanno ragione di preoccuparsi perché restano il nostro principale alleato. Anzi, io ho avuto modo di apprezzare a suo tempo quando Trump ha detto America first, e allora io dico adesso Italia first. Miriamo a tutelare gli interessi dei nostri imprenditori che vogliono portare il Made in Italy nel mondo. Facciamolo firmando degli accordi commerciali che non sono accordi politici, ma restiamo alleati degli Stati Uniti, restiamo nella NATO, restiamo all'interno del patto dei paesi occidentali. Poi è chiaro che la firma di questo MOU rappresenta, che si chiama Via della Seta, rappresenta un'occasione per tante aziende italiane. Dopo tanti anni in cui la Cina esportava in Italia, l'Italia inizia ad esportare in Cina le proprie eccellenze. Senta, su questo il prezzo da pagare sia la Lega che anche gli alleati degli Stati Uniti sarà il via libera agli F-35 come vuole Salvini, dato che voi avevate sempre detto di voler cancellare questo programma? No, non c'è nessuno scambio, anzi il dossier F-35 è nelle mani del presidente Conte e della ministra Trenta, che ricordo è il ministro della difesa, lei è il ministro della difesa, e sugli F-35 io penso che il Movimento 5 Stelle debba continuare a chiedere di rivisitare questo progetto. Bisogna, per carità, quelli che erano gli arretrati li abbiamo pagati, perché quelli non ci facciamo parlare dietro da nessuno, ma adesso bisogna rivisitare il progetto per una semplice ragione: magari dobbiamo recuperare risorse per investirle in cybersicurezza. Ho sentito dire che se non ci muoviamo la Francia e la Germania ci superano nell'acquisto degli F-35. Io ricordo che la Francia e la Germania non hanno acquistato neanche un F-35. La Francia perché ha una sua industria da sempre, mentre la Germania ha deciso di acquistare gli Eurofighter. Quindi questo significa che non ci sono scambi. Sì, però diciamo che siccome ogni volta che il Movimento 5 Stelle ottiene un risultato c'è qualcuno che dice: ma che gli avete dato a Salvini? E Salvini non ha chiesto niente. Quindi lei però dice rivisitare, però per quanto riguarda le commesse attuali che sono rimaste in sospeso sugli F-35, cosa si fa? Ci dà una parola netta? Questi sono temi che affronterà il presidente Conte o il presidente Trump, perché sono questioni di politica estera internazionale e che devono essere portate avanti come vertice, cioè dal presidente del Consiglio. Altra questione? Oggi io ringrazio tutti i presidenti di regione, le parti sociali, i sindacati, i rappresentanti delle imprese per essere venuti qui a Palazzo Chigi a partecipare a questo momento di condivisione del decreto sblocca cantieri. Mercoledì della settimana prossima arriva in Consiglio dei Ministri un decreto legge sblocca cantieri a firma Movimento 5 Stelle, che sblocca centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché sblocca centinaia di cantieri in Italia che sono fermi per la burocrazia, per le troppe norme che ormai non fanno capire neanche come si possa affrontare un problema in questo paese, e permettono anche uno snellimento delle procedure per le imprese che vogliono partecipare ad un appalto pubblico. È una grande occasione per far ripartire cantieri che erano fermi da tanto tempo. Siete in grado però di garantire, come invece temono i sindacati, che ci sia una liberalizzazione dei subappalti, che non vengano toccate le norme relative all'anticorruzione, dato che comunque la Lega, molti esponenti dicono che di fatto basta anche il buon senso per batterla. In questi momenti, quando si scrive un decreto per sbloccare i cantieri, per velocizzare le opere, la stella polare è sempre i diritti di chi ci lavora dentro, e quindi dei lavoratori, dei dirigenti, degli imprenditori, e due, dall'altra parte, sicuramente la legalità. Quindi non ci sarà nessun arretramento dal punto di vista della legalità e dal punto di vista dei diritti dei lavoratori. Invece inizieremo a far arretrare la burocrazia, che spesso significa anche tanti enti che devono decidere la stessa cosa o tante leggi che si applicano allo stesso problema, come anche tutto il tema del contenzioso amministrativo e le procedure giudiziarie che ormai hanno dei tempi biblici e che stiamo affrontando con la legge delega. Ma oggi si è parlato del decreto crescita?
Come? C'è la figura del supercommissario in ballo? No, perché il supercommissario non può essere una soluzione. Invece noi crediamo che alcune opere vadano commissariate con un commissario ad hoc. Questo sicuramente è un percorso che si può fare in modo tale da rendere strutturale la figura del commissario quando ci sono dei cantieri bloccati da anni per una serie di responsabilità e per velocizzarlo. Per esempio, ci sono degli esempi virtuosi come quello della linea Napoli-Bari, che può essere un modello a cui guardare. Il supercommissario significa solo fare un doppione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non possono gestire centinaia di cantieri bloccati in maniera centrale. Oggi si è parlato anche del disegno di legge crescita, che è un provvedimento che stiamo portando avanti come Mise e MEF. Una delle più importanti misure che ci sarà dentro sicuramente sarà quello di una nuova finanza per le imprese, che significa nuovi metodi di erogazione sia di incentivi che di prestiti. Anche il fondo di garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico potrà avere delle sezioni dedicate a tipi di imprese che in questo momento sono in particolare affanno, come quelle dell'edilizia e quindi delle infrastrutture. Senta Ministro, ci può dire qualcosa in più della regola del Golden Share? Il Golden Power. Golden Power, scusi. No, nel senso che noi vogliamo rafforzare, anche in vista dei pericoli che ci possono essere sul 5G, una normativa che ci permette di dire: se vuoi stare in Italia devi rispettare queste regole. Scusi. Quindi se c'è un soggetto, un apparato, un soggetto economico che non sia necessariamente Huawei, un qualsiasi soggetto economico vuole partecipare alle gare per il nostro 5G, ma anche le altre infrastrutture di telecomunicazioni, devono rispettare delle prescrizioni che gli diamo. Oggi la normativa sul Golden Power non ce lo consente sulle telecomunicazioni, e invece lo possiamo cominciare a fare su questo tipo di servizi telecomunicazioni. Il Congresso di Verona è riuscito a fare chiarezza sulla vicenda del patrocinio? Grazie, che siete. Sì, ho patrocinato. No, sul Congresso di Verona, visto che. No, se volete me ne vado. Scusami, perdono. No, perché dicevano grazie. No, visto che Palazzo Chigi ha aperto un istruttorio sul Congresso, nuovo patrocinio del Congresso di Verona, è riuscito a fare chiarezza, e quindi questo patrocinio ci sarà oppure no? Guardi, io ho visto che su questo Congresso di Verona ci sono una serie di notizie che parlano di teorie di alcuni partecipanti circa la donna, che non mi rappresentano per nulla. Per me la famiglia è sacra, ma io sono per la libertà della donna, e lì si parla della donna come quella che deve stare a casa a cucinare o che deve stare a casa solo a badare alla famiglia. Cioè praticamente si può parlare di un festeggiamento di un nuovo medioevo che io non vado a festeggiare. Ma quindi, per quanto mi riguarda, quel congresso mi rappresenta, e tutte le istruttorie che hanno aperto a Palazzo Chigi per tornare indietro su quel patrocinio io le benedico. Ministro, grazie. Un'ultima cosa, un altro tema: nelle prossime settimane arriverà di fatto in Parlamento una delle leggi che per voi è stata un simbolo, diciamo una proposta di legge per questa simbolo, che è la riforma dell'acqua pubblica. Sì. Un testo che, vedendo anche quelli che sono gli emendamenti presentati alla Lega, di fatto rischia di essere totalmente stravolto. Per voi resta una priorità blindare quel testo così come è stato presentato? Non accetterete compromesse di basso dalla Lega? Posso dirle che l'acqua pubblica è la prima stella del mio movimento, del movimento che rappresento, del Movimento 5 Stelle. Ed è chiaro che in una giornata particolare come quella di oggi, in cui in tutto il mondo si scende in piazza per salvare il clima e per chiedere di salvare il mondo dai cambiamenti climatici, quello che noi portiamo in Parlamento come provvedimento sull'acqua pubblica deve essere un vero provvedimento sull'acqua pubblica. Quindi non credo che il movimento sia disposto ad arretrare, io non sono disposto ad arretrare. Grazie a tutti, arrivederci.